In Italia ci sono due tradizioni, qualcuno che segue di festeggiare la vigilia del 24, qualcuno che festeggia il pranzo del 25. Per non sbagliare, abbiamo festeggiato tutti e due. Questa famiglia si è un po' sparpagliata, no, in vari posti d'Europa e del mondo, e il Natale è diventato soprattutto un modo per ritrovarsi tutti quanti, tutti assieme. È diventata questa la cosa più importante, non più il ricevere regali per il regalo in sé, ma soprattutto avere un modo di rivedersi. La pizza non si mangia a Natale, neanche la pasta. A Natale si mangiano cose più tradizionali e elaborate un pochettino, perché la pasta è una cosa da tutti i giorni, la pizza anche. La tradizione della famiglia è di cantare le canzoni di Natale in tedesco. Questo perché da sempre sia i nostri genitori che noi abbiamo imparato le canzoni di Natale in tedesco e quindi continuiamo a cantare in tedesco. Andiamo a messa, di solito tutti vanno la sera del 24 dicembre oppure la mattina del 25, però credo sia più, per una questione tradizionale, culturale, non tanto perché siamo credenti o religiosi. Ecco, di solito si va a messa a Natale e a Pasqua. Dopo aver cenato abbondantemente è molto piacevole, molto bello andare in giro per la città perché è molto illuminata e quindi si respira un'aria bella di festa in giro per la città.